due università, le loro ali avanzate dell'architettura, specie dell'architettura del giardino, che è una disciplina molto, molto peculiare, è una disciplina di confine, e l'ho visto partecipando in Federico II sul paesaggio, dove ci sono stati anche dibattiti sulle discipline. Qui siamo in un ambito più evidente, mi pare, proficuamente circoscritto. Io sono qui innanzitutto come preside uscente, perché dopo vorrei che si firmava Paola Bianchi, sarà la prossima direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici. E vedo che sotto il mio nome c'è scritto direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche, e in verità io sono proprio con la costruzione mentale preside, e persino figlia di preside. Nel senso che proprio di prima ci saranno più preside e cambiata la figura. Detto questo piccolo particolare, sono qui innanzitutto, e sarò molto breve, quindi molto molto ricco, molto denso, mi complimento anche per questo, per fare i saluti del lettore che si trova ad una delle tante incombenze romane, con la cui, con la conferenza del lettore, dove io ho un ruolo davvero importante, centrale, come vicepresidente della cui, rappresentante delle università pubbliche non statali. Quindi un saluto per un convegno che si trova ad essere realizzato nel suo, come dire, citando Dante, sito decreto, perché se c'è un luogo in cui il giardino può essere studiato, è un luogo consentito, sicuramente è questo claustro, è questa sala, restaurata appunto da Gaia Venti, c'è il claustro seicentesco, c'è questa città bella dove il patrimoine, come lo vogliono dire i francesi, che sono sempre avanti a noi un po', perché anche dal punto di vista greco, sono i greci che hanno costituito scuole di artigiani, di un patrimoine sempre stato. Questa loro bravura, anche con i loro master e anche con i loro attraversamenti disciplinari. Insomma, come mi ricordava, che come autrice della storica della cultura di un libro in cui ci sono paesaggi mentali, paesaggi immaginari, non si è aspettato che poi mi occupassi di paesaggi epistemologici. Ma in verità, mi ricordava che una grande comparsista, Michel Jacob, si è occupato di del giardino, della panchina, della recensione, sono forme ben visibili, di cui non letterati si occupano, ma sicuramente storici della cultura e dell'epistemologia del moderno, che insomma una compresenza di tante cose, come questo moderno è così rischioso, no? È così incognito, perché bisogna muoversi con una certa cartella in particolare. Allora, l'architettura del giardino, che mi complimento anche con il dottore, se ne diceva io che quando mi ha chiamato da Roma, è il taglio europeo. Beh, il giardino innanzitutto è partito, innanzitutto è la forma del visibile, innanzitutto è un linguaggio, ed è un riconoscibilissimo linguaggio europeo, nella sua pluralità e diversità. C'è una accoglienza che viene e va riconosciuto. E anche il punto che mi sento di elogiare in questo convegno, così come con il suo statuto, diciamo così, e il suo taglio storico e storicistico. E a volte abbiamo scelto di dire che secondo me c'è anche metà dello spazio. E con l'avvento della geografia, della topografia culturale, si dà il caso che la cronogenesi, che la storia avanza sempre nelle sue ragioni. C'è lo spazio, c'è la storia. E qui vedo,
davvero tante, tante relazioni che magari più tardi, o quando dopo, o domani pomeriggio, sarò ben lieto di ascoltare e di impararci. Ora vi voglio solo un saluto accogliente e affettuoso di questa università e con i suoi professori, si sono uniti a professor Magone, alla professoressa Renata Magone, per organizzare qualcosa di davvero rilevante e spero memorabile. Auguri, buon lavoro e a presto. Buongiorno a tutti, io tra l'altro insieme a tanti colleghi consolidati come di collegio, uno di giovani in questa città che in qualche modo venisse con una grande carica del turismo. Desidero anch'io ringraziare l'Università Sorozzola per questa bella occasione di studi, perché diciamoci la verità, con il giardino storico così splendente, con degli studiosi specialisti di storia del giardino come Francesco Zecchino, che ha coordinato questo convegno, credo che sia un buon risultato questo tipo di studi, soprattutto in un momento in cui è necessaria, vedremo tutti come è necessaria una ripresa degli studi sul giardino storico. Possiamo dire che una sorta di coincidenza temporale, questo convegno accade in una congiuntura favorevole di ripresa di una studio. E vorrei citare tra l'altro la nostra teoria reale, anche nel giornale di Roma, curata da Paolo Cornaglio e Vincenzo Cazzato, e inaugurata l'anno scorso lunedì e ancora bene. E noi ci auguriamo che ci sia una ripresa questo genere di studio, però dovrebbe, come dire, fugarci agli equivoci, dovrebbe avere, focalizzare alcuni interessi che non sono rimasti marginali. C'è da dire che il tema del giardino storico, dopo le importanti stagioni di studio degli anni 70 e 80, sembrava un po' da dire, forse anche in relazione alla sempre maggiore ampiezza e diffusione degli studi sul paesaggio. Non è solo che il predominante interesse per il paesaggio e per le nuove metodologie di approccio adesso tendeva a oscurare la riflessione invece sul genere, ma anche non di rado, come ancora oggi succede, si creava una certa confusione tra i due concetti, i due termini, paesaggio e genere. Del resto, diciamo, qualcosa che riguarda anche l'Accademia, perché diciamo la verità, sono stato, per esempio, la facoltà di architettura, sono stati consigliati dei giardini che poi gradualmente sono trasformati in architettura del paesaggio. Dal punto di vista professionale, erano chiamati giardinieri, non necessariamente, o architetti giardini, sono diventati paesisti. E del resto, prima che ci fosse una nuova generazione di studi di storia del paesaggio, penso uno fra tutti, il libro del Carlo Tosco, il manuale di storia del paesaggio, pensiamo a quello della famiglia Campagna, erano fortemente incentrati sullo studio di casi emblematici di giardino. A trovare la, come dire, la sovrapposizione, a volte inedita, lecita, quando parliamo del giardino di paese, paesisti, ma non di altre case, in debita, con domanda avremo dell'omnipaesaggio, evocato appunto dal libro di Emma Giannattelli, che presenteremo domani, vale come punto di partenza la bellissima lezione di Paolo D'Arcia a proposito del paesaggio, che abbiamo ascoltato nella scuola di specializzazione in beni architettonici da Renata Magone lo scorso, dedicata appunto al giardino del paesaggio, e a capire quanto diversi sono i valori. Quindi quello che è al centro, assumendo appunto questa magistrale lezione, è proprio al centro oggi
domani la nostra professione, è un atto consapevole di comunicazione della porzione di unità del territorio scaturito da una committenza e attuato per mezzo di un progetto nell'ambito di un programma che persegue precise intenzionalità estetiche e di contenuto. Quindi è un'azione consapevole. Del resto, se noi andiamo a vedere la voglia degli altri, però questa consapevolezza della differenza tra quello che è il nostro concetto di paesaggio, il concetto di giardino, poi trasformazione volontaria, è sempre stato, quella cultura occidentale. Pensate alla differenza tra tanti testi di autori latini che parlano di paesaggio, visto che stiamo andando, le linee che la tua stanza tecnica la linea di Corio Felice era sorprendente, con la consapevolezza di, diciamo, di una trasformazione di una pertinenza attraverso le comunicazioni. Già che non costruisce la serie interessante studio di rialzaggio verde vegetale combinato rappresentando quindi un luogo di sperimentazione, privilegiando sperimentazione nel senso artistico di progetto di progetto di ogni circa. Questo di carattere stretto del territorio una parte della comunità e la situazione artificiosa, secondo modo diciamo, fantastici, che verrebbe coltivati. Questo di momento è una sorta di sintesi della voce che Giulio Carlo Alcano nel 58 fece il territorio di incontro. Questa voce è stata nel marino molto influente negli studi italiani e conteneva delle potenzialità molto importanti, ma conteneva anche delle attività. Da questo tipo di posizione è stabilito un approccio per molti versi analogo a quello adottato per la storia dell'arte, vale a dire fortemente incentrato sulla lettura estetica, molto preoccupato dell'autorialità. Molto preoccupato di conoscere il gesto creativo originario invece che il processo di segmentazione di modifica attraverso il tempo, molto più incline a legare situazioni di questo tipo all'anima, al gesto creativo del progettista che non ha fatto. Possiamo dire che la scuola di intervento di studio sull'architettura della città nel tempo sono tutti ad allontanarsi dalle metodologie più strettamente proprie della storia dell'arte, meno integrante. Invece, gli studi sul giardino non hanno avuto la stessa attenzione agli aspetti di carattere socioculturale, economico e materiale, o almeno che ritengono di sempre sui giardini molto marginali rispetto al giudizio estetico o alla situazione. Forse c'è anche e di questo che noi abbiamo cercato con questo convegno, con una varietà di studiosi di varia formazione, c'è anche che forse, sì per un verso è stato un bene che gli studi sul giardino fossero mantenuti da una cerchia di specialisti, forse questo eccesso di specialismo degli studi sul giardino rispetto ad altri studiosi del territorio, dell'architettura, della città, anche come dire, un traverso dell'autonomico che sarebbe potuto essere. Quindi, diciamo, noi riconosciamo nella presenza del mondo della Congo, in Italia e all'estero, di specialisti, un qualcosa di interessante, però anche, perché ha mantenuto tutto, l'interesse delle giardini. Per contro, noi possiamo dire anche constatare un'altra. E questo avrebbe ripresa un'altra questione. Qui molto spesso gli storici dell'architettura sono stati limitati ad estendere al giardino i loro studi. E molto spesso noi abbiamo studi su, per esempio, complessi edilizi, eccetera, che sono assolutamente corti, perché si fermano a fare lo studio in senso proprio e non sono da oggi. Ma è come adesso che cioè, si possa parlare di Coverdino, del complesso monastico trecentesco, del palazzo rinascimentale, della villa barocca, ma anche della piazza trecentesca,
del complesso residenziale dell'edilizia agevolata del Novecento, o della sistemazione di siti archeologici dell'800%, non sembra proprio mantenere una separatezza tra gli studi relativi allo spazio cubatore e quindi relativi allo spazio scoperto. Parimenti, seppur con modalità diverse, progettati lo studio di comunicare. La nuova generazione di studi sul giardino auspica quindi di avvantaggiarsi dal punto di vista ormai acquisito nella ricerca storica architettonica, però al tempo stesso ha bisogno specifico. Problematiche che non riusciamo a studiare. L'approccio per proseguire filologico, che si avvale per un verso di fonti indirette e per l'altro vecchio strumento di analisi dell'oggetto di studio, posti oltre l'analisi ottica diretta, presenta un certo grado di specificità. Per esempio, certo tipo di fonti iconografiche, di disegni di progetto, solo per molti casi, non solo più rari, ma anche più problematici da interpretare, perché come infatti già sappiamo esperienza di pochi cantieri che sono stati studiati in profondità, si modifica tutto. Nei casi, o anche rispetto alla risposta climatica e il patrimonio totale dell'umanità. Tale circostanza è consumo, come dire, più rari, più difficili da trovare i documenti di cantiere. Pensate come è facile, tutto sommato, nel 7-800, relativamente a un'architettura, trovare documenti che nella base sono utili, e come sono più avanti le informazioni, più difficili da trovare, quindi relativamente alle sistemazioni di genere e di base. Ne deriva che, come fatta eccezione per certi casi eccezionali, parliamo anche delle leggi che comunque legge palazzi reali, reali che utilizzano ancora oggi una buona percentuale di studio sul giardino, noi ci ospitiamo anche a di poca luce è stata fatta per la ricostruzione della complessità delle figure di agenti materiali e di oggi che agiscono nella costruzione del giardino, nella creazione, nella trasformazione, nella composizione. Ed è questo un tema a cui sicuramente le nuove generazioni si dovranno affrontare. Vediamo che questa idea di legare solo al grande creatore, al grande autore, la costruzione del giardino è ancora molto vivo operante, tant'è che il nostro genere reale che ho citato poco fa si chiama appunto dalle monte ai James. Diciamo sempre che questa ricerca di opportunità. Così pure come devo dire che sembra che abbia un po' fatto il suo tempo un certo tipo di approcci iconologici con il tema del giardino, che per carità è importantissimo, ma non per questo deve escludere altri aspetti, soprattutto per i quali non va la cultura materiale. Io prima di dare già molte messe di attenzione. Alcuni suoi studi sul giardino sono stati tra i vari studi attenti anche alla questione figurata. Questo è diventato un buco nero negli studi sul giardino, perché è anche casi non hanno di quello appunto di giardino, perché molto spesso la figura del creatore del giardino è quella che può essere anche quella di origine grave, o ci deve essere l'ingegnere grave con chi collabora. Questa esperienza è molto importante, tutto sommato. Così come la storia dell'architettura si è avvantaggiata, la storia delle tempere costruttive, eccetera, eccetera, hanno sempre, sia stato molto chiaro il quadro dei progressi della storia delle tempere, la cosa importante anche qui nel discorso. Un settore che invece è molto frequentato, che è molto da dire positivamente, complesso è il settore degli studi sulla circolazione dei modelli. Da ricordo lo scorso anno presso Ginevra l'esposizione di Alberto Libre, curata da Daniele Piacco, che ha presentato con un abbinato investimento di Mario Conte, che ha presentato un'importante critica da raccolta di studio, e questo settore invece è stato un settore che è venuto.
Oggi con la nostra economia reale si vede anche uno sforzo notevole, che mio parere è molto interessante, che ha poi creato rispetto ad altri studi sulla città e sul territorio, di valutare come il basso patrimonio della natura, di disegni, di immagini, di resoconti, di viaggi, eccetera, costituisca una fonte importante e preziosa per capire la permanenza del tempo dei giardini, la gestione estetica, oltre a una nuova figura del processo originale. Quali sono i temi che restano, come dire, da percorrere? Come dire, la prima cosa è che ci sono delle aperture che vanno fatte. Gli studi di genere si devono per adesso aggiornare, ma anche credo un po' estendere il loro campo di azione, cioè non concentrarsi solo sul tema dell'opera dell'evento, sul tema del reale, ma guardare una serie di situazioni. Mi sembra che siano ancora. Ci sia ancora molto da fare per studiare le relazioni, le reciproche influenze tra giardini situati in aree geograficamente diverse nell'ambito sia dell'Italia sia dell'Europa, rapporti tra le opere realizzate per l'organizzazione, e anche l'università di Fanati, per esempio, dei giardini a livello internazionale. Cioè, tutto un altro secondo, se molto spesso la storia della circolazione di modelli è una storia un po' semplicistica che prescinde da altre differenze delle situazioni vegetazionali, tranne alcuni tematici importanti studi. L'aspetto vegetazionale in molti degli studi è stato messo un po' per una parte. Per non dire che, per esempio, sono ancora rari gli studi che, per esempio, approfittano per fini veramente conoscitivi, quindi di cronologia, per fini di restauro e conservazione, della paleobotanica, perché finalmente per interrogare il caso dei giardini di grande gruppo, per interrogare la consistenza che ci è contenuta e capire qualcosa c'è. Più raramente, a parte certi studi emblematici, sono studi recenti, Maria Diana Giusti, sull'uso teatrale di certi giardini toscani, eccetera, eccetera, credo che in misura maggiore andrebbe male implementati gli studi sugli usi del giardino, che per certe fasi sono molto pregnanti, sono molto approfonditi, e per altri settori invece sono ancora piuttosto. Il convegno di questi giorni presenta attraverso una serie di studiosi molto importanti proprio un caleidoscopio, un'archeologia, completamente un'archeologia di epoche, situazioni, in cui vedrete affronteranno, emergeranno alcuni di questi temi che abbiamo toccato. Un altro tema, per esempio, che è molto a proposito di una certa discontinuità o smarità degli studi di genere. Pensate a come gli studi sugli architetture o come facciamo le sistemazioni architettoniche per il giardino siano state molto, molto approfonditi per quello che riguarda la camomilla, come siano stati meno approfonditi per le tante di lame o per le tante. Questo modello è quello prevalente, perché prevede un certo vista storico, e solo, diciamo, in parte, con due relazioni di grande qualità, il Renato Arcone, che è stato lavorato il modello del Giove e con l'intervento del Renato, si occupa di problemi di Rosella. Ora, come sapete, diciamo, il concetto di la tutela dei giardini, al di là di certe esperienze di inizio secolo, certe possibilità di vincolo, la vera tutela dei giardini è arrivata nell'antichità. Siamo cioè, all'inizio secolo del mondo. E vi è stato un buon pregiudizio, che potremmo citare molti casi, che è capitato nei loro,
essere chiamato un esperto particolare, perché si ricorda che l'effetto si è sentito unico, che io sono parlato di un pittino con Peter che con Gianni Pellotto riguardasse la costruzione, riguardasse il giardino. Perché sono solo 4.000 per capitare il giardino di cui esiste la scritta, perché sono posti. Questo è molto poco, però vediamo anche il fatto che sono stati solo studiati i giardini pubblici. Pensate per esempio al campo dei giardini pubblici, ci sono stati studiati anzini, ci sono stati per questo il campo dei giardini pubblici, non c'è questo, come troveremo per esempio nel caso di questo, non solo, anche per le grandi classiche, le altre mappe, come c'è stato c'è questo, diciamo un sito reale, non sono stati oggetti a livello di proposte di approfondimento anche per il e quindi quasi neanche sono operati, controllati, quasi neanche è riconosciuto in un'interesse sessuale. Quindi, come dire, oppure pensate a un altro problema come mi viene sempre da fare il caso di Napoli, come la mancanza del vero codice della produzione modifichi, trasformi e renda impossibile il genere. Tenete conto che la nostra cultura contemporanea ha molta rilevanza sul togliere. Sul togliere è una cosa anche positiva, ci hanno insegnato le carte protestate. Questo significa che quasi sempre i giardini storici vanno in roba perché si ha paura delle protettive. E per esempio un giardino fra tutti, che è appunto sempre alla genetica di una vita, come quello della Floridiana di Niccolino, tutta la fascia sotto gli alberi è distrutta, e se si copre un albero, se si taglia un albero, perché ogni tanto la manutenzione per andare a anche per gli alberi per le zone distrutte, il suono che realmente vista o comunque una responsabilità, o comunque il piano che esiste, non lo prevede se non lo diciamo, anche su questo, come dire, mentre noi tendiamo poco a occuparci del disegno degli altri, delle fontane, eccetera, questi giardini storici non riusciamo veramente, anche quelli importantissimi, a tenere e a dare il giusto peso alla componente vegetazionale, sui caratteri costituiti, ma anche nel bisogno di alcune attenzione. E quindi ho trovato molto opportuno cioè questa scelta e credo che sia di Francesco Zecchino, di mettere in apertura una classe molto bella che è Giorgio Battisti, che ha dato la brillante idea per la stessa forma di Giorgio Battisti, mi serve per introdurre proprio l'intervento di una piccola. Esistono dei momenti che si trasmettono solo con bisogno di essere interpretati, in quanto la loro struttura include elementi anatomici e antichi che chiedono una nuova conoscenza passiva, ma anche una fase di esecuzione. Grazie. La parola adesso a Renato Pittone, direttore della scuola di specializzazione per il codice di paesaggio.